In Serie D l'Avezzano è la società decisamente più attiva tra le abruzzesi. Sodalizio biancoverde, infatti, dopo le conferme di Giampaolo, Cerone, Bisegna, Menna, Fanti e fratelli Besana, trova l'accordo per proseguire anche con Lorenzo Di Curzio. L'attaccante era tornato nel mercato invernale nella Marsica, anche se la seconda esperienza non era stata a livello di quella della stagione 2015-2016, quando mise a segno 9 reti in 17 partite. Stavolta le cose sono andate meno bene, ma è per questo che la società del presidente Paris e il direttore sportivo Iacovitti scommettono sulla voglia di rilancio della punta. L'altra squadra che si sta muovendo già con ottimi colpi di mercato è il Francavilla. La formazione del neo tecnico Paolo Recchini ha già ufficializzato l'acquisto del difensore 95 Bosco, di Claudio Cafiero, ex Lago, e della punta Andrea Cicerello, classe 96, e che ha avuto già esperienze importanti nei settori giovanili di Napoli e Lecce. Sul fronte L'Aquila invece, prima sostanziale frenata nella trattativa con l'imprenditore romano Gianluca Ius, anzi, come riporta il quotidiano Il Messaggero, pare sia pronto anche un piano B da parte del comune qualora si arrivasse ad una rottura. Nel frattempo l'ex allenatore dei rossoblù Pierfrancesco Battistini si è accasato al Gavorrano, appena retrocesso nella quarta serie dopo il play-out perso con il Cuneo. Dopo aver confermato a Mauro, il Pineto attende ancora qualche giorno prima di ricominciare a disegnare la squadra che verrà. In difesa rimarrà il capitano Marco Pomante. Davanti può partire Ciarcelluti dopo l'ottima annata disputata, così come da categorie superiori potrebbero bussare alla porta del presidente Brocco per il gioiellino difensivo Riccardo Della Quercia. A Giulianova si attende ancora l'ufficialità dell'allenatore. Dopo l'ingresso di Peppe De Cecco in qualità di sponsor, dovrebbe essere Guido Di Fabio a guidare i giallorossi nella prossima stagione. Il tecnico che ha guidato il Martinsicuro piace, come non è un segreto che sia stato il primo e quasi unico pensiero del presidente Bartolini. A San Nicolò invece andrà Pasqualino Di Serafino, nella sempre più scontata fusione con la Virtus Teramo. Il direttore sportivo sarà Francesco Micciola, di ritorno dalla Vastese. Il suo posto dietro la scrivania aragonese è stato preso infatti da Ferdinando Ruffini, che ha appena acquistato il difensore del Duca, classe 91, nell'ultima stagione a Campobasso. In via di definizione le conferme dei vastesi Stivaletta, Iarocci e Fiore. Il sogno del neotecnico Palladini è Giordano Napolano. In attacco è stato sondato l'ex biancorosso Prisco per il ruolo di attaccante. Sarebbe un ritorno per lui. Per ora si tratta però solo di un sondaggio. Altri nomi sono sul taccuino di Ruffini, anche se i sogni proibiti rimangono Olcese e Palumbo.